Entrambi avete fatto una gara entusiasmante. Matteo in discesa eri veramente cattivo, in salita eravate belli carichi e convinti. Quali sono stati i momenti più importanti della gara? I momenti più importanti della gara, per quanto mi riguarda, sono stati, vabbè, la prima salita come sempre, perché è lì che avviene la selezione, diciamo il cambio ramponi anche, perché comunque ci ha fatto guadagnare anche terreno su Killian, e poi il momento clou della gara è stato poi quando Killian ci ha staccato sulla penultima salita, e lì abbiamo capito che per noi non ci sarebbe più stato nulla da fare, abbiamo accantonato qualsiasi velleità di vittoria e niente, ci siamo poi battagliati questa seconda posizione, quindi i tre momenti salienti sono stati quelli. Lorenzo, vi siete battagliati la seconda posizione, quindi racconta questa lotta per salire sul secondo gradino del podio. No, diciamo che comunque, vista la gara tecnica, in effetti sui cambi io, lui e Manny abbiamo guadagnato qualcosina su Killian, che ci ha permesso di arrivare sull'ultima salita ancora tutti insieme. Purtroppo Killian sull'ultima ha forzato un po' e ci ha staccato quel quanto che basta per andare a vincere. Poi ci siamo giocati il secondo posto, questo bastardone mi ha fregato in discesa e niente, dai, però in terzo posto sono contento comunque. Ci sono stati dei momenti, soprattutto alla ripresa delle salite, che Killian era dietro, ma com'è vederlo? È imprendibile o si può battere? Ma nessuno è imbattibile, però sicuramente oggi andava più forte di noi, quindi per batterlo sarebbe dovuto andare tutto male a lui e tutto bene a noi. A noi è andato tutto bene, a lui è andato male solo qualcosa e quindi ci ha battuto. E sempre voi due, mercoledì partite per dove? Andiamo in Colorado per la prima volta, quindi andremo a farci un giro, è stata anche un'opportunità che abbiamo colto al volo, quindi andiamo là, stacchiamo una settimana, facciamo un paio di gare, ci alleniamo e vediamo di tornare per gli europei, speriamo carichi e non troppo stanchi dal fuso orario. Allora, in bocca al lupo per l'America, ci vediamo a Pelvoux.